Era il 22 aprile del 1933, quando il Maggio Musicale Fiorentino iniziò a scrivere la storia di quello che sarebbe diventato uno dei più importanti e prestigiosi festival culturali di musica, opera, prosa e balletto d'Europa e che resta il più antico e glorioso in Italia. Oltre a dare testimonianza e respiro al consolidato valore della cultura musicale, il Festival del Maggio Musicale Fiorentino ha sempre dato un prezioso, importante e decisivo contributo alla musica contemporanea, al punto che tante proposte, all'inizio espresse soltanto nell'ambito del Maggio, sono ormai diventate patrimonio comune del panorama musicale internazionale. Nella sua 81esima edizione, intitolata Dialoghi ai confini della libertà e rappresentata con un manifesto di Mimmo Paladino, il Maggio invade in senso metaforico la città di Firenze, diventando, nelle parole degli organizzatori, diffuso, alludendo a una sorta di fresca irrorazione di musica e cultura in molteplici zone della città, anche in collaborazione con altre realtà culturali. Evento inaugurale il 5 maggio. Da segnalare la direzione del maestro Fabio Luisi. Dario Nardella, sindaco della città metropolitana di Firenze. Ho parlato di un nuovo corso perché il Maggio Musicale ha presentato un festival straordinario, molto concentrato, senza nessuna interruzione da un giorno all'altro. Non solo opera, non solo concerti, molti incontri e soprattutto un gioco di squadra. Anzi, in questo caso dovremmo dire una sinfonia di strumenti, dove gli strumenti sono tutte le istituzioni culturali fiorentine, dall'università al Teatro della Pergola, dalle altre istituzioni orchestrali alla città intera. Il Maggio torna ad essere il cuore pulsante che irradia di energia tutta la città e vorrei dire tutto il territorio regionale. Cristiano Chiarot, sovrintendente del Teatro del Maggio. La presenza del maestro Muti è una cosa importante, la presenza di Baryshnikov è importante, l'inaugurazione con Cardiac è importante, col debutto del maestro Luigi come direttore stabile della nostra orchestra e il debutto di Valerio Binasco. È importante andare a fare la Daphne di Marco da Galliano nella Loggia dei Buontalenti. Ogni giorno ci saranno due o tre eventi da partire dal 5 maggio fino a tutto luglio. Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana. Un maggio musicale con un programma direi di una qualità elevatissima e che mira a coinvolgere prima di tutto tante realtà culturali della Toscana e tanti artisti della Toscana, quindi questo è un primo elemento estremamente importante. E poi un maggio che si muove sui territori, si muove sull'area fiorentina, si muove sul resto della Toscana anche attraverso l'accordo che è stato firmato con i teatri della costa.